votateci, con il vostro voto ci date la possibilità di difendere voi, i vostri figli. Voglio concludere, perché non voglio essere noioso, e concludo in questa maniera. Viva Marsala! Viva Marsalese! Viva Fratello d'Italia! Viva l'Italia! Grazie! Viene da lì, in 5 anni non si vede, adesso lo trovate in giro. Sono aumentati i barri con le consumazioni di caffè, perché è un turismo politico. Viene l'altro di Bazzara, l'altro onorevole Scilla, che viene e va, perché pensa che i marsalesi sono stupidi e l'anno prossimo lo posso fare votare per deputato regionale. Vengono gli altri dall'altra parte, Casini, perché Casini va a capire che cos'è. È la mala politica. E l'onorevole Adamo non può dire che la mala politica è solo dall'altra parte, non è dalla sua, perché nella sua coalizione noi abbiamo Forza Marsala. Ma chi sono? Sono candidati, 3 candidati che erano i coordinatori di noi meridionale, noi sud, il riferimento, l'onorevole fratello. Sia chiaro, non può dire lei che tutti gli altri sono brutti, anche lei ce l'ha lì. Abbiamo, mi sembra, un ex deputato che si chiama Eleonora Locurto, vice coordinatore regionale dell'MPA, adesso si trova con una lista civica dall'altra parte. Anche loro ce l'hanno i morti in mezzo alla casa, ce l'hanno, non possono venire a dirci e aggredire gli altri. Assolutamente no, assolutamente no, si devono vergognare. E allora vi dico in piena coscienza, con una cognizione, Fratelli d'Italia farà alternativa a tutti. Fratelli d'Italia non lo toglierete di mezzo così facilmente, sia chiaro, signori della politica alta. Non lo toglierete, perché noi supereremo il 5%, sia chiaro! Bravo! Io sono sanguigno perché ho tanta passione nel mio cuore. Io sto cominciando in questa maniera perché tutto quello che dico lo sento. Non sto recitando come fanno questi personaggi. Questi personaggi che guadagnano 20.000 euro al mese. Questi che hanno i portaborsi a 4-5.000 euro al mese. Il porto è di tutti. Il porto è la ricchezza di questa città. Sì, si è fatta la campagna elettorale, porto e aeroporto, io l'ho fatto, io non l'ho fatto. Ma perché mi abbiamo pagato? Tu, presidente Lanchester, prendevi uno stipendio, tu deputato, 20.000 euro al mese, ma è giusto che dovevate lavorare per questa città. Non ci sono meriti. Non avete regalato nulla a questa città. Questa è la verità, marsalesi. Questa è la cognizione, io parlo il vostro linguaggio, non parlo il linguaggio di alcuni che ridono, che parlano in maniera scientifica non comprensibile. Io parlo il vostro linguaggio perché sono uno di voi, perché io rappresento voi, le vostre coscienze liberate il 6 7 maggio questa coscienza. Dentro la cabina elettorale nessuno mi vede. Liberatevi, spezzate questa catena. E allora dico basta a questo modo di pensare, dico basta a questo modo di fare, dico basta, se voi siete convinti di questo, votateci, altrimenti votate per loro, non ci interessa, anche perché sono convinto di una cosa. Le minoranze hanno fatto sempre storia, le maggioranze sono state sempre perdenti.